Sera buona ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non so se sentite un rumore, ma sto masticando la gomma. Spero che non vi dia fastidio mentre sto parlando e mentre state sentendo. È appena finita la partita tra Juventus-Napoli, terminata con il risultato di 2-1 in favore della Juventus. E non sono per niente contento. Sì, avete capito bene, non sono contento. Ovviamente non sono uno di quegli idioti, perché per me sono idioti che hanno sopravvalutato il Napoli. La Juventus è indebolita rispetto a 2 anni fa. E fa buffone mazzate. Ci mettiamo in palla in capo. Sì, si è vista. Si è vista proprio. Sono d'accordo sul fatto che la Juventus è indebolita, ma che mettiamo in palla in capo, cioè, mi sembra un po' una sopravvalutazione della nostra squadra. Era meglio se stiamo zitti. Perché il Napoli, nonostante ci ha provato, ha ridotto il gap con la Juventus, è ancora inferiore. Io, per quanto sono stratifoso nel Napoli, sono molto obiettivo e sono molto critico su questo punto di vista. La Juventus è molto più forte, non molto, è ancora più forte nel Napoli. E l'ha dimostrato, perché dimostra di essere concreta, compatta dal punto di vista nella fase difensiva. È riuscito a creare un buon bilanciamento tra difesa e attacco, ossia i giusti uomini in difesa e i giusti uomini in attacco. I giocatori erano sempre allineati, erano sempre stretti, vicini tra di loro. Quando c'era il contropiede, ricevevano sempre il man forte. In difesa, si aiutavano tra di loro chiudendosi. Una squadra come si deve è stata la Juventus in questa partita. Però dico io, la Juventus è quando ha così una chiavaca. E la facciamo risorgere. Cioè, noi facciamo risorgere i morti. Cioè, ma è mai possibile? Cioè, la Juventus era una squadra morta. 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 Nell'other world. E noi l'abbiamo resurrected. Cioè, l'abbiamo risvegliati. È mai possibile? Il Napoli in questa partita non ha giocato malissimo. Però mi aspettavo di più. Perché il Napoli in tutte le partite stava giocando bene. Quindi è normale che, dato lo stato di forma, ci si aspetta sempre il massimo. Non è plausibile che Napoli deve commettere simili leggerezze, che in partite come queste costano caro, sono costate caro, e questa partita qua lo dimostra. Col Crotone, non dico troppo per mettere, però non correre mai simili rischi. Invece con la Juventus i rischi sono reali, sussistono, non te lo puoi permettere. In attacco, boh, non posso dire nulla, ok, qualche occasione abbiamo sbagliata. Però il Napoli è stato pericoloso in attacco, che quest'anno è il punto forte del Napoli. Ma in difesa, se non siamo guaiati, siamo giù di lì. Cioè, io non dico che il Napoli sta guaiato, il Napoli sta acceso, è diverso. Il Napoli sta proprio rovinato in difesa, sta proprio ruined, sta proprio rovinato in difesa. A parte Koulibaly e Di Lorenzo, non abbiamo un giocatore decente in difesa. Ma Malasse, ok, buon giocatore, ma questo momento Malasse è impresentabile. Ci sta la scelta di Gattuso di mettere Ramani e Koulibaly, ma Ramani, che partita di merda che ha fatto? Che partita di merda che ha fatto Ramani? Continuo a confermare questa tesi, questa opinione, che i giocatori del Verona non zanna via proprio. Hanno a rimanere là, non zanna via proprio. Infatti pure su Zaccagni sono un po' titubante, ma perché è normale? Cerco di essere breve, di non, diciamo, di non staccarmi troppo dalla partita. I giocatori del Verona giocano bene perché c'è una sorta di meccanismo che li fa sembrare dei fenomeni, ma in altre squadre si vedono i limiti. Infatti, molti dei giocatori che hanno giocato prima di giocare al Verona erano giocatori mediocri, a parte rare eccezioni, o al massimo erano già bravi, ma non erano così forti come lo sono al Verona. Un esempio: Miguel Veloso, Barak, Lazovic, Amrabat, giocatori normali, bravi. Ma a Verona rendevano bene. Difatti con Boulaye, Amrabat e Ramani ne sono la prova. Hanno fatto benissimo al Verona. Andando in altre squadre stanno facendo cacare. Soprattutto Ramani, che è la quarta scelta del Napoli. Ma Ramani ha fatto una tira disastrosa tornando alla partita. Zero marcatura. Non va in contrasto. Si perde gli attaccanti. Li fa tirare, gli lascia lo spazio. Rispetta le norme Covid. Cioè, fa il distanziamento come previsto dal DPCM, cosa che in un campo di calcio non sa da fa proprio, non sa da fa.
Infatti il primo gol è per colpa sua, perché Ronaldo se l'è perso. Troppo per mettere con Floccari, con Lasagna, con Coda, con Gemmello, ma dopo per mettere con Cristiano Ronaldo, che se gli lasci la prateria, lui ti punisce. E ti entra nella coscienza. Non devi fare più ste stronzate. Il primo gol, oltre che di Ramani, do anche un, diciamo che do un concorso di colpa, perché secondo me la colpa di Romani si accompagna a quella di Sai, che non è riuscito manco per una volta a prendere Chiesa. Che Chiesa ha giocato una signora partita, ha fatto l'assist per Ronaldo. È riuscito più riprese a fottersi Sai, cioè proprio l'espressione fottersi, perché in contropiede era infermabile. Non riusciva mai a perdere il pallone, sarebbe vero che Chiesa ha avuto proprio la vita facile, che teneva a luscarsi Sai. Cioè, non so più che aggettivi descrivere con Isai. Non so più che aggettivi descrivere. Isai è scarso, è scarso. Chi capisce di calcio sa che sei scarso. Chi dice che sei utile, è forte. Secondo me non ha mai visto che cos'è un terzino. Si deve rivedere un po' chi è Cafu, chi è Roberto Carlos, chi è Marcelo, Dani Alves. Ma chi dice che sei utile, prende Savo Creu o il pallone? Perché corre? No, corre male. È veloce? No. Sa difendere? No. Sa marcare? No. Sa crossare? No. Sa fare schifo? Sì. Sa fare schifo. Isai gioca per non per far bene, ma gioca per non fare schifo. Gioca per la sufficienza. Cosa che non fa di te un terzino. Posso capire da un terzino di riserva, ma da un terzino che gioca spesso. Non, una squadra come Napoli non può permettersi di avere un giocatore del genere in rosa. Ramani Isai è nettamente peggiore in campo. Meret? Scusate. Meret non ha giocato una brutta partita, non posso dare colpe sul gol di Ronaldo, perché l'ha tirata proprio sul secondo palo, bella piazzata. Anche sul gol di Dybala Meret non ha colpe, perché Dybala l'ha piazzata bene. I gol sono belli precisi, di cui il portiere non ha colpe, ma sul secondo gol non ha colpe nessuno, perché non vede errori grossolani della difesa del Napoli, incluso il portiere. È un gol che è frutto di un'abilità dell'attaccante di smarcarsi, di girarsi e di tirare. Koulibaly ha giocato bene, diciamo che ha retto un po' la difesa. Di Lorenzo ha giocato bene, dai. Diciamo che la maggior parte delle occasioni arrivavano a destra, dove Di Lorenzo si è fatto vedere. È vero che è un Clientes, ma aspetta, sì, un Clemente scomodo come Chiesa, però Di Lorenzo ha giocato una buona partita. Isarbo ne parlava proprio. Faber Ruiz non ha giocato bene come col Crotone. Diciamo che in attacco si è fatto vedere, però è sempre lento. Dava il tempo alla difesa di piazzarsi. Ogni volta che prova a tirare, finiva sempre per essere murato per tirare in curva. Sta cosa di tirare in curva non l'accetto più. Basta, non mi va più giù. Ma basta. Cioè, ma è possibile mai che in allenamento non provano a fare un tiro dalla distanza? Io non so come si allenano, però mi sembra abbastanza probabile che non si allenano a fare i tiri da lontano di prima, non di precisione in seconda battuta, di prima, senza nemmeno stoppare. Perché non è possibile che ogni volta finiscono sempre in curva. Imparate da Zielinski, che è uno specialista. E che fa? Va a tirare in curva. Ma ogni partita succede. Cioè, io non mi aggrappo ai gol mangiati, io mi aggrappo alle mancate occasioni create. Io quello mi aggrappo sempre. Ad esempio, quando sono per ripartire, invece no, faccio i passaggi all'indietro, o sbaglio il passaggio, che ne so, durante un cambio di gioco, o un filtrante. Io quelli mi incazzo. Quando non riusciamo a creare altrettante occasioni che potrebbero essere potenziali palle gol, non mi aggrappo i soldi. Non ce l'ho dato di rigore, non ci hanno dato gol. Sul rigore posso dire che il rigore di Insigne ci sta. Secondo me potevano dare anche rigore alla Juventus per fallo di Lozano su Chiesa e il fallo su Zielinski, insieme a Chiellini. Diciamo che la compensazione, lo dirò sempre, uccide il calcio. Se tu dai uno sfavore a una squadra, non puoi compensare in ogni favore. Quando la seconda scelta, così come la prima, è un errore oggettivo. Su Zielinski, allora, nel primo tempo ha giocato male, cioè anonimo. Nel secondo tempo si è leggermente ripreso.
Diciamo che qualche guizzo l'ha avuto, ma non è stata la sua miglior performance. Insigne nel secondo tempo si è un po' risvegliato, ma ha giocato una partita un po' insufficiente. Sarà perché il Napoli non gli ha mai servito i palloni, cioè piuttosto che affidarsi a Insigne, il Napoli ha preferito puntare sui lanci lunghi sulla destra, ma sono stati inefficaci. Invece Insigne con le sue giocate poteva essere una spina del fianco. Peccato, ormai la partita è finita, cioè è inutile dirlo ora. Bisogna cercare di cambiare nella prossima, anzi nelle prossime. Per quanto riguarda Mertens, anche lui molto anonimo, non ha fatto un cazzo. Poi Politano, anzi Lozano, prima di Politano Lozano, non ha giocato bene. Diciamo, vero che spesso ci si affida da lui per le ripartenze, però è stato molto, molto inconcludente. Quindi anche lui molto insufficiente. Politano ci ha provato, però non ha fatto la differenza. Mentre un giocatore che nel secondo tempo ha veramente cambiato la partita è stato Osimhen. Osimhen mi piace davvero tanto. Ha giocato davvero molto bene. Ha creato qualche guizzo anche lui, si è guadagnato il rigore del Napoli. Ci ha provato Osimhen. Diciamo che si è reso pericoloso, è stato pericoloso in particolare per Chiellini, che l'ha dovuto marcare con la maglia, cioè prendendolo per la maglia, piuttosto che provando a marcarlo come a livello di posizionamento. Diciamo che parlando in generale, senza parlare dei singoli giocatori, Napoli mi ha deluso un po' nel primo tempo. Era partita bene i primi 10 minuti, ma dopo il gol di Ronaldo, il Napoli è crollato. Nel secondo tempo, per 20 minuti, il Napoli ha giocato benissimo, però ha avuto la mazzata psicologica con il gol di Dybala. Cioè, io riprimo le speranze sul pareggio, ma il gol di Dybala, appunto, come appena detto, mi ha dato proprio quella convinzione che Napoli non riuscisse più a vincere. Cioè, che non sarebbe più riuscita a rimontare. Ma questo ha influito anche sui giocatori, che hanno capito ormai, ah boh, ha fatto 2-0, comunque di segna più. Già non mi segna da prima, poco non ha dato quello che hanno fatto. Non è che potevano fare di meglio, ecco. Diciamo che a me andava bene per il pareggio. Io non ho mai sopravvalutato la Juventus. L'ho sempre reputata più forte del Napoli. E il pareggio me lo sarei tenuto stretto. La sconfitta, a prescindere da che tipo di sconfitta, che sia 5-0, 4-0, 12-0, 1082-0, 1-0, 2-1. Comunque una sconfitta che non piace e brucia e che inciderà sulla classifica. Speriamo di fare almeno 6 punti. 7 sarebbe il massimo, sarebbe anche buonissimo tra Sampdoria, Inter e Lazio. E niente, questo video finisce qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete il video, spammate e niente. Ciao ragazzi.